Buongiorno, sono Venezia 90 per storiografia militare. Scusate, vi dico già subito, non avevo in programma di fare questo video, ma visto che nei commenti non si perde mai l'occasione di far polemica, arrivo subito al dunque e spero di essere più chiaro possibile. Naturalmente ho dovuto buttarmi giù un testo perché ricordarmi tutto a memoria è praticamente impossibile. Che ruolo avevano sti benedetti carabinieri nella Repubblica di Salò? Ma soprattutto è vero, come sostengono alcuni, che dopo il 1944 l'arma dei carabinieri cesserà di esistere, essendo stati sciolti per legge con libertà di arruolamento in altri corpi? Questo è quanto scritto nel commento. A proposito, il sottoscritto, cioè io, ok, dato che non è capace di esprimersi, secondo alcuni, mantiene sempre, per rispetto, la privacy del nome degli utenti che scrivono i commenti nel mio canale riguardo i video che pubblico, quindi non dirò mai chi che ha scritto il commento. Se lo volete, vi andate a spulciare i commenti e ve lo trovate per conto vostro. Quindi andando avanti, questo commento è riferito al mio video sulle forze armate della RSI nella zona operazioni litorale adriatico, tema che vi ho riportato da una scheda scritta da Roberto Spazzali, ricercatore storico e laureato in storiografia nel libro Foibe per l'edizione Bruno Mondadori, scritto in collaborazione con lo storico contemporaneo professor Raul Pupo, che l'avete già sentito, cioè l'ho nominato in moltissimi miei video e vanto alcune opere del professor Pupo e me ne vanto pure di averle perché sono delle opere eccezionali. Ora, di solito si tende sempre a fare confusione tra Repubblica Sociale Italiana e l'argomento del video, cioè lo HOZAK, la Operation Zone Adriatische Küstenland, la zona di operazioni litorale adriatico, che non era un territorio amministrato dal regime di Salò, ok? Ma dello HOZAK, ripeto, zona operazioni litorale adriatico, a costo d'essere insensati, ragazzi, scusate, ma portate pazienza. Era un territorio sotto occupazione tedesca, sotto occupazione nazista, che comprendeva le province di Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume e successivamente Lubiana. Tra l'altro, come vi ho già detto, lo HOZAK aveva un'amministrazione civile. A capo c'era il Gauleiter Friedrich Rainer, che era nativo della Carinzia, quindi austriaco, e a capo della polizia e dell'SS nell'area di Trieste il famigerato e fenomeno Odilo Globocnik, tra l'altro definito anche il boia di Dublino, giusto per le sue scorribande che ha combinato in Polonia. Insomma, un bel personaggio, direte voi. Ah, tra l'altro, a capo dell'SS, invece, per quanto riguarda la provincia di Lubiana, c'era il generale Rosner, che assieme al generale Leon Rudnitsch, cioè a capo delle truppe filonaziste dei Domobranci, verrà giustiziato dai partigiani di Tito, mi pare nel 1947, ma non mi vorrei sbagliare. Quindi la Repubblica di Salò non aveva autorità e non aveva sovranità nello HOZAK. Non che però negli altri territori ad ovest di Udine, per dirvi, avesse tutta sta gran autorità, dato che comunque erano i servi dei tedeschi. E non è che in Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna o Lombardia avessero tutto sto gran controllo del territorio dai partigiani, insomma. Ma vabbè, questi sono altri discorsi. Torniamo alla zona operazioni del litorale adriatico, che appunto, come per l'Alpen Vorland, la zona di operazioni delle Prealpi, che comprendeva le province di Trento, Bolzano, il Tirolo, il Vorarlberg e pure tutta la provincia di Belluno, il Veneto settentrionale in questo caso, sono tutti territori che de facto vengono sottratti alla sovranità della RSI e in caso di vittoria tedesca, cosa che appunto non avvenne nella guerra, sarebbero passati sotto il loro dominio come protettorato o contea, non si sa, intanto loro li tengono da parte. E tra l'altro ci si dimentica che dopo l'8 settembre del 1943, cioè la capitolazione delle forze armate italiane e la
cioè lo Stato italiano praticamente cesserà di esistere, non esisterà più da quella data, l'Italia tornerà ad essere un'espressione geografica sulla cartina, un terreno di scontro tra eserciti di potenze straniere. Questo diventerà l'Italia, e grazie a chi? A Benito Mussolini, non dimentichiamolo, e tutta la sua congrega dei fascisti. Quindi abbiamo un'Italia inesistente a livello di Stato, di sovranità, questo dopo l'8 settembre, con gli alleati che invadono da sud, i tedeschi in casa che ne batte da dria la spada, la spinta slavo-comunista da est, che era già tra l'altro presente ancora prima dello sbarco anglo-americano in Sicilia, la nota operazione Husky. E poi a fine guerra ci si metteranno pure le truppe della Francia Libera del generale de Gaulle che vorranno annettere tutti i territori ad ovest dell'Italia, compresa Valle d'Aosta, una parte della Liguria e anche buona parte del Piemonte. Anche lì ci ho dedicato un video. Insomma, un paradiso, una gran bella situazione. Sfido tanti di voi che magari vorranno vivere in quell'epoca, in quelle zone. Cosa diciamo? Stiamo meglio adesso? Beh, direi proprio di sì. Quindi, seppure dopo l'8 settembre lo Stato italiano e le sue forze armate si squagliano come un gelato sopra un barbecue, nasceranno dei simulacri di Stato, più un terzo in ombra. E che sarà più un interlocutore, se mi si passa il termine. Quindi abbiamo la Repubblica di Salò, naturalmente uno stato fantoccio, scusatemi, creato e voluto dai tedeschi con a capo ormai il moribondo e zombifico Benito Mussolini, il Regno del Sud appoggiato dagli anglo-americani e il CNLN, che è il Comitato Liberazione Nazionale, la Resistenza. Insomma, dopo sta breve premessa, siccome avevo spiegato tra l'altro nel video che i marò della decima massa di Borghese si fossero sparati addirittura addosso con i carabinieri, o anche solo azzuffati, ad esempio, se devo citare il libro Adriatico Marissimo del professor Pupo. È vero in questo caso che i carabinieri a Gorizia nel 1944 c'erano e prestavano servizio, e come se c'erano e prestavano servizio. Con quali compiti? Servizio di ordine pubblico, OP, per conto di tedeschi, e inquadrati anche nei reparti della Wehrmacht, e avevano la loro divisa con una fascia identificativa al braccio, e ci sono pure le foto, tra l'altro vanto una bellissima foto a colori che mi ha passato l'amico Daniele, il gestore del canale Storie di Guerra, che tra l'altro comunque questi episodi fu uno dei tanti motivi che, tra l'altro, l'azzuffamento con i militari della decima massa implicarono l'allontanamento dei Marò dal confine orientale. Uno dei tanti motivi, e non solo quello che i tedeschi, mossi da pietà per le perdite subite durante gli scontri a Terranova della Selva, preferirono mandare nelle retrovie la decima massa. Questa è una bala colossale per dare agli scontri di Terranova una visione reducista della decima maschera, che comunque ha combattuto e si è fatto un culo della Madonna durante quegli scontri, specie il battaglione Fulmine e il Barbarigo, non dimentichiamolo. Ma tornando ai carabinieri, nello Hozak erano inquadrati quindi nella milizia difesa territoriale, come per la Repubblica Sociale erano inquadrati nella GNR, la Guardia Nazionale Repubblicana, che tra l'altro ne era l'equivalente della MDT nella zona di operazioni litorale adriatico. E, tra l'altro, reparti di carabinieri erano inquadrati nella ORPO, la Ordnungspolizei, la polizia d'ordine germanica. Ripeto, avevano la loro uniforme, il loro armamento e svolgevano compiti di gendarmeria e servizio di ordine pubblico, sorveglianza ad obiettivi sensibili, come ad esempio i monumenti, tipo quello che sembrerebbe che i filonazisti Domobranci fecero saltare in aria con un ordigno esplosivo a Gorizia. Era il monumento dedicato ai caduti italiani della Grande Guerra in quelle zone, sapendo che appunto nella guerra 15-18 la Fronte Giulia era il fronte principale dove l'esercito italiano si scontrava con l'esercito austro-ungarico. D'altronde, pensateci bene, ragazzi, i carabinieri non li potevi impiegare in compiti di prima linea, non li potevi inviare al fronte, e tantomeno non li potevi impiegare nella lotta e nella repressione antipartigiana, considerando che non ne avevano l'addestramento e neanche i mezzi. No, non erano un reparto autonomo, è questo che voglio dire.
Quindi i tedeschi, piuttosto che sottrarre preziose risorse, divisioni e reparti da impiegare al fronte o contro i partigiani, davano ai carabinieri o ad altre milizie del territorio il compito di presidiare, specie nei centri urbani grossi come potevano essere Gorizia, Trieste o Pola. Quindi è anche vero che dopo l'8 settembre 1943, dopo l'armistizio tra il Regno d'Italia e le potenze alleate, molti carabinieri, purtroppo, ahimè, verranno deportati in Germania, alcuni finiranno nella FLAC, oppure nelle fabbriche, altri finiranno nei campi di concentramento in Polonia o nella stessa Germania, altri riusciranno ad aderire alla resistenza e a combattere l'alemanno invasore, e altri ancora sceglieranno una collaborazione e una resistenza passiva, cioè dopo l'armistizio si toglieranno la divisa. E via, rimasero tra virgolette nascosti e molti aderiranno invece alla Repubblica Sociale Italiana e saranno inquadrati nella GNR, la Guardia Nazionale Repubblicana, mentre nella zona Operazioni Litorale Adriatico nella MDT, che era la Milizia per la Difesa Territoriale, l'equivalente della GNR, o nell'Orpo, la Polizia d'Ordine, o addirittura in reparti della Wehrmacht, sempre in servizio di ordine pubblico, controllo documenti, sorveglianza a obiettivi sensibili, a monumenti e infrastrutture portuali, eccetera. Insomma, i carabinieri, ragazzi, esistevano e come nel 1944-1945 e prestavano servizio attivo. Certo, non erano più una forza compatta del Regio Esercito come lo era prima dell'8 settembre, ma il loro ruolo lo svolgevano comunque. E ovviamente in servizio ai tedeschi che gli servivano come forza di polizia. Tutto qua. Poi, se mi è concesso fare un'osservazione e poi vado alla chiusura del video, dovete piantarla per favore di dire che il libro che ho utilizzato, come magari per altre fonti, dà l'impressione di essere un po' influenzato da giudizi personali di chi l'ha scritto, cioè rivolto alle persone e agli storici di Roberto Spazzali e Raoul Pupo. Per favore, piantatela, soprattutto nel sostenere che un trattato storico deve rimanere asettico, non si deve influenzare il giudizio del lettore. Cioè, questa è la fonte a cui mi riferisco, ma non è solo questa. Guardate che cosa abbiamo che ho utilizzato per fare i miei ultimi video. La decima massa di Ricciotti Lazzaro, consigliato dall'amico Daniele del canale Storie di Guerra. Adriatico Marissimo, sempre dello stesso professor Raoul Pupo, sempre di Ricciotti Lazzaro, Il Sacco d'Italia. E abbiamo pure I crimini di guerra tedeschi commessi in Italia di Carlo Gentile. Cioè, allora, il libro da me usato, scusate, per il video, ok? È scritto dalle massime autorità competenti in materia sull'argomento. E parliamo di autori che sono tutt'altro che influenzati dai partiti di sinistra, dalla politica o da qualche ideologia personale, ok? Se i documenti ufficiali che trovate nelle fonti in bibliografia di questo libro e anche degli altri, tratte da documenti sloveni, croati, ex jugoslavi, resi disponibili dopo la dissoluzione della stessa a inizio anni 90, documenti italiani, tra cui anche le carte personali del Duce, rapporti tedeschi o rapporti della stessa, dei stessi, scusatemi, prefetti della Repubblica Sociale Italiana, e anche degli stessi alti vertici, cioè oltre che i documenti tedeschi, anche degli stessi alti vertici della decima MAS, che su quelle zone al confine orientale hanno operato e combattuto. Seppure questi sono frutto di giudizio personale, io ragazzi non so che dirvi. E mi dispiace se ve lo dico, ma mi pare che sia un chiaro invito a voler essere mandati a quel paese, senza offesa. Quindi io ho concluso il mio video. Se vi è piaciuto, like. Io spero di essere stato chiaro. Magari scusate se sono stato polemico e plurisso, Madonna doppia P, e dai, commentate, iscrivetevi al canale che siete i benvenuti ed è pure gratuito e noi ci vediamo ad un prossimo video. Buonasera.